La mostra Investiamo in Salute, allestita nel weekend presso la palazzina Liberty dalle Mamme per la Salute, ha riscosso consensi unanimi. 13 abiti realizzati dalle componenti dell'associazione con materiale riciclato sono stati battuti all'asta, contribuendo a rimpinguare la raccolta fondi per proseguire la lotta all'inquinamento sulla piana di Venafro. Solo uno degli abiti è stato ritirato dall'asta perché donato all'azienda La Molisana, considerato orgoglio regionale per la politica industriale, capace di coniugare lavoro e salute. Numerosi i visitatori che per 2 giorni hanno ammirato la collezione di manufatti, allestita anche grazie alla collaborazione del collettivo Divergente. E straordinaria è stata la risposta degli esercenti venafrani che hanno contribuito fattivamente alla riuscita della manifestazione con l'acquisto dei capi d'abbigliamento. La raccolta fondi delle Mamme per la Salute proseguirà anche attraverso il 5 per 1000. L'iniziativa all'interno della Palazzina Liberty è stata sponsorizzata e patrocinata anche dal Comune di Venafro, presente con l'assessore all'ambiente Dario Ottaviano, il quale ha rimarcato la volontà di portare avanti lo studio epidemiologico per avere un quadro nitido della situazione sulla piana. Perché abbiamo ritenuto essere questa manifestazione un punto di partenza per quello che riguarda lo studio epidemiologico e eziologico che le mamme ci hanno proposto e noi come amministrazione stiamo cercando di portare avanti. Quindi questo evento è stato organizzato dalle mamme per farci avere insomma una parte di contributo da parte loro. Per le mamme sono stati 2 giorni entusiasmanti nei quali l'associazione ha potuto condividere con i cittadini preoccupazioni e speranze per il futuro. Tutti insieme, forti della consapevolezza dell'esistenza di un problema importante, della necessità di risolverlo e di ricostruire condizioni di vita rispettose della natura e dell'uomo. Rinnoviamo l'invito a donare per quest'anno il 5 per 1000 alla nostra associazione, hanno proseguito le mamme, affinché non sia un problema di natura economica di impedire ai cittadini di produrre azioni ed atti concreti a tutela della propria salute. L'associazione ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di un evento nuovo e pieno di speranze ed allegria.